cari quadisti, recetto Roma Cupriaca. E signori, e adesso parlano i professionisti. Amerigo Ventura, su Yamaha 454, alla ricerca della pulizia di guida. Andrea Cesari, su KTM 505, su Yamaha 450. Se riuscite a vedere, Andrea Cesari che sta svolvendo uno stile di guida veramente pulito. Roman Coupé che ha una netta superiorità sull'ondulato e su minimizzare i tempi di staccata. Andrea Cesari che si difende enormemente bene nei salti, incredibilmente bene. Guardate che controllo che l'altro sta facendo. Certo, non sono i salti di Odolo, ma signori, direi che vi sia una pulizia di guida veramente incomiabile. Stanno giocando, si stanno divertendo, ma vi assicuro che stanno dando il massimo. Eccoli che arrivano. Guardate il controllo, come questi piloti schiacciano per farlo rientrare il prima possibile. Ed ecco Amerigo Ventura che si li ha aspettati e si è buttato il loro inseguimento. Vediamo che ce la faccia. Andrea Cesari sta aprendo il mezzo di più, non può. L'Amerigo sulle ups veramente è molto interessante. Andrea sta difendendo la posizione da Romano. Amerigo è la ricerca del recupero. Qua guadagnare un decimo è comunque dura. Ecco che arriva Amerigo. Perfetto. Amerigo sta tenendo il ritmo ma non riesce ad avvicinarsi più di tanto. Pure mi sembra che qualche 5 metri ce l'abbia fatta. Si è spento il mezzo di Andrea Cesari. È ripartito, adesso Romagna li aspetta. Valeria ha deciso di prendere il posto di Andrea Cesari. Ecco Andrea che si ferma, problemi al mezzo, magari scarsa benzina. Adesso vediamo. Romagna Cupri ha fatto passare Amerigo Ventura. Adesso Romagna si ferma con Andrea Cesari. Si è messo all'inseguimento di Amerigo per vederlo e per correggerlo. Diversa impostazione sulle ups. Vediamo che Roman si è fermato e Amerigo sta andando come un disperato. Grande Amerigo, grande. Ok, anche lui si è accorto che Roman non c'è più, adesso al prossimo giro si fermerà. Signori, andiamo da queste attuali piloti più forti d'Italia, tra i più forti d'Italia, e sentiamo la traduzione di Franco dei consigli di Roman Coupé ad Andrea Cesari. Che nel momento in cui tu freni e cominci a pregare, la moto comincia a girarti, dopo sei obbligato a cominciare a dare un po' accelerato per controllarla e non vieni fuori pulito, ne fai una su quattro buona, non bene, buona, e lui ti viene dentro, l'ho visto, devi il romero non si chiama la sinistra, sì, cosa? Sì, gira bene, même là. Pourtant je fais extérieur à bloc et. Sta regardez un peu lui. Adesso passiamo ad Amerigo Ventura. Vaut mieux qu'il écarte. Oui. Et qu'il reprenne bien l'intérieur. Allargarti un po' e poi chiudere un po'. Dice fatti in tanto.
Vaut mieux arriver plus vite là, freiner, tourner, mais petit virage court et accélérer. Parce que toi, tu pars comme ça. Cioè tende ad avere una comunque nonostante la buona percorrenza di curva, Romana sta consigliando ad Amerigo di diminuire i tempi della curva piuttosto di renderla spigolosa, ma di trovarsi il prima possibile in una condizione di accelerazione, di massima accelerazione, non fare una curva troppo lunga, perché ciò comporta un non poter dare il massimo gas per la gestione della curva, quindi la curva deve durare poco e per il resto bisogna solo accelerare e frenare prima della curva successiva, possibilmente più in là, e in una massima gestione. È veramente incredibile Romano su queste piccole sconnessioni cosa sia il suo pane, la gestione del mezzo su queste piccole sconnessioni. Per lui queste sconnessioni molto fastidiose non esistono, e qua ogni giro recupera metri. Bello diritto, fa la curva, poi bam, si mette giù. Sono 80 kg di massa che vanno lì e contrastano la possibilità della moto di far così. Allora ti tiene, se tu lo sposti là, perché tu il tuo peso lo sposti qua. Poi della curva, dai, frenata. Ah, stai dicendo. Sei già messo dentro. Sei dentro. Cioè, adesso se la moto parte, tu non puoi fare niente, cioè, potrai farla andare ancora un po' più. Ma se invece tu arrivi fino a qua e sei piano, e poi lo cacci dentro, sono 80 kg lì che tu puoi maneggiare, che ti cambiano proprio la dinamica e la tieni. Se invece tu arrivi così non puoi più fare niente. Cioè praticamente il consiglio è, signori, staccate dopo. E alla fine della staccata cominciate a attraversare il mezzo, quindi una tecnica un po' diversa. Guarito il Paolino Galizzi, guardalo qua. Signori, crossodromo di Recetto, Roman Cupri, Amerigo Ventura, Andrea Cesari, alle prossime. Qui c'è il KTM che no, 4 dadi. Una sciocchezza. Ah, è rotto. Vabbè, non vi diciamo come abbiamo soprannominato il K. Vabbè, ma Romano è uno Yamakista. Signori, a domani, martedì 22 novembre, Recetto, Accademia Roma 2. E dal 0.